Ciao a tutti, bentornati su Fanat Gogo. Oggi parleremo di un classico, uno sparatutto in prima persona. È stato uno dei primi dopo Wolf 3D dalla ID Software, che ha prodotto anche Wolf 3D. Si tratta di Doom, l'avrete sicuramente capito. Doom, che è di queste della fine degli anni 90, nel 1993 mi sembra, quindi diciamo negli anni 90, e girava in MS-DOS. C'è stata poi una versione sotto Windows. E ci sono poi, adesso siamo arrivati, si arriva fino agli anni 2000, in cui ci sta addirittura la versione per PlayStation, per PS, non so se 4 o 5, non devo controllare bene. Quindi vi lascio a una piccola spiegazione del Doom classico, quello degli anni 90, e poi vedremo la trasformazione fino ad arrivare, diciamo, ai giorni nostri. Grazie della visione. Eccoci qui, siamo nell'MS-DOS, nel vecchio MS-DOS, e cominciamo subito a giocare con Doom nella versione del 1993, scusatemi. Allora devo abbassare il volume perché insomma. Allora andiamo subito a... c'erano diversi schermi, diciamo, diversi giochi. È troppo alto il volume, aspettiamo, abbassiamo qua option, andiamo su sound volume. Ok, perché sto diventando sordo, ragazzi. Allora, vi faccio vedere i giochi. Vabbè, load save game sono questi. Queste sono le istruzioni qui per uscire fuori. Praticamente poi ci sono dei trucchi per poter giocare, perché io negli anni, nel 1993 ci giocavo di notte ed era veramente spaventoso, perché al buio, in cuffia, e si giocava con questo gioco. Calcolate che l'ho terminato tutto. Tutti i quadri, c'era anche un editor che potevi gestirti, diciamo, costruirti le tue stanze, perché è stato assolutamente uno dei primi giochi, anzi il primo gioco dopo Wolf 3D, che si usava un motore grafico che andava a texture, quindi tutte queste stanze da esplorare, da raccogliere oggetti, le chiavi per passare di livello, le chiavi per aprire le porte. Andiamo subito a vedere il primo, facciamo questo facile perché gli altri sono veramente impossibili. Subito IDKFA ci dà tutte le armi a disposizione, abbiamo col tasto 1 le cambiamo, 1, 2, 3, 4 e 5. Sono andato troppo veloce, vabbè. Vabbè, fino a 7? Sì, fino a 7. Ok, questa è quella più potente in assoluto. Praticamente distrugge di tutto e di più. Poi facciamo IDDQD e siamo in modalità immortalità. Eccola qua, vedete, c'ha gli occhi illuminati di giallo. Direi di fare con questa arma, no, un po' meno violento, facciamo con una mitragliatrice. Qui adesso io le stanze non me le ricordo perché sono passati tanti anni. Dobbiamo colpire qualsiasi cosa si muove in pratica. Possiamo anche far esplodere i bidoni. I suoni sono fantastici, cioè. I suoni sono fantastici. Vediamo un po' se riesco a trovare qualche mostro. Qui dobbiamo aprire la porta con il tasto spazio, eccolo là. Non è un mostro, ma è un guardiano. È una base spaziale questa, allora, su quello nuovo si parla di Marte, e qui mi pare si parlava di una base lunare invasa da alieni, da mostri alieni che, vabbè, esattamente la storia non me la ricordo. Comunque andiamo avanti. Vabbè, questa è una grafica veramente carina, perché calcolate negli anni, nel 1993. È un labirinto, è proprio un labirinto. Però io direi di non perderci troppo in chiacchiere e andiamo con un nuovo game. Vi voglio far vedere un pezzo di ogni quadro, di ogni gioco in pratica. Qui abbiamo un altro scenario, dobbiamo riscrivere i DKFA e i DDQD, sono i trucchi. Attenzione, ci sta anche il teletrasporto. Mettiamo un'arma un po' più potente. Qui ci si passa in mezzo, non mi ricordo, sì, si passa in mezzo e si va a finire qua. Raccogliamo questo qua, che sono delle armi, le porzioni, le ampolline sono le porzioni per le pozioni per, e anche questa l'infermiera, come si chiama, la cassetta dei medicinali, serve per guarire dalle eventuali ferite. Ma noi in questo modello siamo armati fino ai denti, siamo praticamente invincibili. Non c'è manco un mostro qua, dobbiamo esplorare bene le stanze. Ecco, qui c'è un fucile, ecco il teletrasporto che
ci ha trasportato in un altro punto, non so dove precisamente quale, c'è anche il modo di vedere la mappa, ma francamente non mi ricordo. Ok, direi di andare subito a un altro gioco. Facciamo Inferno, questo è uno dei più belli. Attenzione, questo gioco è vietato, perché è molto violento, ci sarà molto sangue, insomma, è veramente violento. IDDQD, perfetto. No, non me l'ha preso. IDDQD. Vediamo se abbiamo le armi, ce l'abbiamo, ok. Spazio, una specie di ascensore, ci troviamo all'esterno. Subito il mostro, eccolo qua, ce ne dovrebbe essere un altro da quest'altra parte, fammi girare di qua. No, noi siamo entrati da qua, ok. Qui che cosa c'è? La cassetta degli attrezzi, delle armi, delle munizioni, perfetto. Ok, raccogliamo tutto, bisogna raccogliere di tutto e di più. Qui ci sta questo qui. È un pulsante, sì signori, è un pulsante. Mi fai passare. Ah, praticamente mi serve per aprire questa porta. Vediamo un po' se ci riesco. È un po' difficile a manovrare, lo so, quei tasti freccia. Non si apre? Ah, ci vuole la chiave, vabbè. Non mi ricordo qua come bisognava procedere. Vabbè, andiamo a vedere un'altra schermata. Abbiamo fatto questo inferno, andiamo su The Flash Consumed. Non so che vuol dire The Flash. I'm too young, ok, perfetto. IDKFA, IDDQD. Cambiamo le armi. Vi faccio vedere un po' tutte le armi. Col tasto 1 viene fuori la sega elettrica. Con il control si spara. Ah, qui ci stanno sparando però, mi devo difendere. Col tasto 2 abbiamo la pistola, col 3 abbiamo il fucile, con il 4 mitragliatrice, prendiamo le armi, aspetta, facciamo il giro da qua, poi con il 5 questo lanciafiamme, il 6 abbiamo un'altra specie di raggio laser lanciafiamme, boh, non saprei, qui mi stanno a sparare però, da dove viene sto sparo? 7, questo che fa la bomba atomica, cioè non so che cosa faccia, raggio laser, boh, è una delle armi più potenti. Oh, mi sono sparato addosso. Vediamo un po' qua. Dov'è che si deve andare? Io non mi ricordo, proprio non mi ricordo. È come se ci sto giocando adesso dopo 20, quanti anni sono passati dal 93? Ecco, siamo scesi qua in qualche modo. Vabbè, qui ci sta, bisogna esplorare, è veramente complicata la cosa. Comunque questo era il Doom del 1993, come vedete è molto avvincente. E adesso andiamo a dare un'occhiata al Doom più recente, che è anche su Steam e che gira anche su PlayStation oltre che sul PC. Ed ora ci occupiamo del Doom attuale, il Doom che troviamo su Steam, che ricalca quello originale degli anni 90. E vediamo alcuni screenshot che girano in rotazione su Steam. Questo Doom qua costa $19,99, oppure si può fare un pacchetto con Doom e Wolfenstein 3D con un piccolo sconto, e poi va bene, ma soprattutto quello che conta è Doom che vediamo appunto la grafica è veramente, ci è passata veramente tanta acqua sotto i ponti, perché guardate che grafica incredibile che ha questo Doom. La storia praticamente è sempre quella, nel senso dobbiamo combattere il male, dobbiamo combattere i mostri, Doom è stato, ricordo, uno dei primi videogiochi in assoluto di prima persona, in prima persona. Quindi i passi sono stati fatti tanti. Oltre che su PC, su Steam, Doom esiste anche su PlayStation 4 e 5. Le origini di Doom partono dal 1992, quando il team della ID Software sviluppa Wolfenstein 3D. Viene rilasciato poi nel 93, dopo questo progetto, Doom, che è iniziato e divenne subito uno dei primi giochi sparatutto in prima persona di grande successo, sviluppando un motore nuovo, un motore grafico di texture, in grafica 3D, e avendo anche la modalità multiplayer. Il protagonista si aggira e deve combattere contro demoni, zombie e altri nemici. La serie ha venduto addirittura oltre 10 milioni di copie e da qui sono nate anche romanzi, fumetti, giochi da tavolo e anche film.
I giochi di Doom sono ambientati in basi spaziali su Marte o sulle sue lune. Vediamo i titoli brevemente. Doom è il primo gioco nel 1993 e poi c'è nel 1994 Doom 2 e Doom 3 nel 2004, che ha avuto ha introdotto una grafica molto più avanzata e un'atmosfera horror. Nel 2016 c'è un altro episodio contro le forze demoniache. Arriviamo al Doom Eternal nel 2020. Doom poi ovviamente si è evoluto, come abbiamo visto, e adesso è disponibile su Steam e su PlayStation, oltre che su PC ovviamente, e ha veramente migliorato tantissimo. È stato sicuramente uno dei prodotti di miglior successo di Sparatutto, l'abbiamo detto più di una volta in questo video. Vi ringrazio per la visione e al prossimo, ciao a tutti!